Sono stati premiati a Palazzo Lascaris nel corso della giornata dedicata a PA 140 i vincitori del Mappathon di Piemonte Visual Contest. Primi tre classificati, rispettivamente, i progetti relativi ai sentieri e rifugi del Roero, all'accessibilità per i disabili in zona Vanchiglia a Torino e alla mappa dei musei del capoluogo piemontese con itinerari specifici per le fasce deboli. Abbiamo realizzato questa mappa dei sentieri del Piemonte utilizzando i dati di OpenStreetMap, i dati della Regione Piemonte, mettendo tutti insieme e poi anche inserendo dati nuovi, prendendo appunto questi sentieri dell'Ecomuseo del Roero. E niente, abbiamo confezionato questa mappa che dovrebbe risultare utile per gli escursionisti per girare in Piemonte. Il nostro progetto si chiama Handymap. La volontà in questo caso era di provare a dare un valore qualitativo al concetto di accessibilità. Quindi di fatto noi siamo andati a verificare di persona i singoli punti del quartiere Vanchiglia. Punti si intendono alberghi, luoghi pubblici di accesso, scuole, istituti. In che misura potevano essere accessibili a persone che si muovevano con qualche forma di disabilità? E abbiamo cercato di dare indicazioni anche sui percorsi che univano questi punti, quindi la qualità dei marciapiedi e delle fermate degli autobus sostanzialmente. Abbiamo fatto un progetto che vuole come prima cosa mettere tutte le opere d'arte del territorio su un programma come Google. Per seconda cosa abbiamo pensato che per fare un progetto il più completo possibile fosse giusto collegarlo tramite trasporto pubblico e soprattutto tramite percorsi che collegano le opere. Questi percorsi servono anche a ogni fascia e di pubblico. Quando si parla di turismo è giusto pensare ad un turismo che copra tutte le persone e la disabilità.